La Solution Hub è prima di tutto una società benefit, quindi una società che porta avanti dei valori ben concreti in temi di sostenibilità ambientale, sociale, economico e finanziaria. Siamo innovativi perché abbiamo sviluppato un sistema e un metodo per fare in modo che tutte le aziende italiane, piccole, medie o grandi, possano intraprendere un percorso di sostenibilità aziendale a 360 gradi. Oggi si parla di sostenibilità, si pensa soprattutto all'ambiente, ma in effetti non è così. L'impatto ambientale è certamente sempre più importante, ma non è l'unico. Dall'altra parte abbiamo l'impatto sociale, è cambiato il mondo dopo il Covid, quindi anche il modo in cui le persone approcciano al mondo del lavoro si è molto differenziato. Il tema economico finanziario è sempre esistito e non è possibile eliminarlo, bisogna creare profitto in un nuovo modo, per quello noi ci definiamo innovativi, vogliamo arrivare a creare profitto per le aziende, per le persone, riducendo l'impatto ambientale, questa è la nostra logica fondamentale. Eppure Marco, diciamoci la verità, voi non nascete in un momento potremmo definire positivo, perché Resolution Hub vede la luce in piena pandemia. Noi siamo nati il 20 di luglio del 2020 e ci siamo costituiti proprio con l'ottica di dare una mano alle aziende da lì in avanti, perché abbiamo immaginato che la crisi e le crisi aziendali sarebbero state veramente tante e potenti, e quindi bisognasse trovare un nuovo modello organizzativo per l'impresa, un nuovo modo di fare impresa, e abbiamo scelto il riferimento delle società benefit per questo. Però non facciamo solo esclusivamente società benefit, non ci occupiamo solo di loro, ma in generale anche di tutti i temi di sostenibilità aziendali, quindi partendo dai bilanci di sostenibilità, all'introdurre queste tematiche con le persone, e quello a cui miriamo è fondamentalmente un grande cambiamento culturale, perché se non si parte dalla cultura delle persone diventa veramente molto difficile ragionare in questi termini. Questa storia, diciamo, che insegna da subito che se identificati i rischi possono essere poi trasformati in una opportunità di crescita. Credo che la vostra offerta sia ispirata proprio a questi valori. Ma i valori sono fondamentalmente i valori delle persone. Noi vogliamo riportare le persone al centro di ogni progetto aziendale. Le persone sono fondamenta di ogni attività. Noi abbiamo messo nel nostro impegno un documento che abbiamo sottoscritto e che sottoscrivono tutti i nostri collaboratori, i cardini fondamentali del nostro voler essere impresa. La cosa buffa, se volete, è che il nostro statuto inizia con una frase un po' scioccante, che riporta che il nostro scopo è la felicità di coloro che collaborano con noi e con loro che avranno a che fare con noi, perché la felicità sembra un elemento forse etereo da un certo punto di vista, però credo che sia la base per cui ognuno di noi gode della propria vita, ha voglia di vivere, e quindi parlare di felicità non è un qualche cosa che deve stare al di fuori del mondo del lavoro e dal mondo delle imprese. Le imprese possono essere imprese felici, nel senso che possono essere imprese in cui le persone lavorano bene, si trovano meglio, hanno dei valori etici, hanno la voglia di collaborare perché sono sostenute da un progetto comune, e questo progetto comune vuol dire portare sul mercato prodotti e servizi innovativi, sostenibili, sostenibili per riduzione dell'impatto ambientale, sostenibili perché sono fatti con materiali magari riciclati all'interno dell'economia circolare, sostenibili soprattutto perché le persone che vengono coinvolte, tutti gli stakeholders interni ed esterni delle aziende, possono trovare all'interno di questa attività dei valori concreti da portare sul mercato. Da un po' di tempo a questa parte uno dei termini più ricorrenti, talvolta anche inflazionato, è certamente la parola sostenibilità. Voi che declinazione date al termine sostenibilità e quindi di conseguenza che cos'è una società di benefit? Certo, la sostenibilità è vero, un termine molto ricorrente oggi e per fortuna che se ne parla. Resolution Hub cerca di spiegare questo tipo di modello di impresa nuovo, un po' nuovo per l'imprenditore. Dunque appare necessario, se non proprio inderogabile, un vero e proprio cambiamento nel modello di business, e forse alla base deve esserci proprio un'operazione, se non culturale, quantomeno educativa, per poterlo poi mettere in pratica. Quali sono i principali ostacoli? Gli ostacoli sono un po', come giustamente dicevi, la metodologia di concentrarsi solo sul profitto. Questo ha dimostrato nel tempo che non è l'unica strategia da adottare per avere un'azienda resiliente e che perduri nel tempo. L'obiettivo della sostenibilità è proprio quello di
creare un'azienda che resista nel tempo, non che sia un fuoco di paglia, ma che resista anche alle generazioni. Ecco. Al di là delle buone pratiche, esistono però poi degli effettivi vantaggi nell'adottare questo modello di business. Quali sono? I vantaggi sono in dubbio quelli appunto di avere un'azienda più resistente alle avversità esterne, perché c'è un momento di riflessione sui rischi, anche un approccio al rischio che può essere interno o esterno, e dei vantaggi indubbiamente di tipo finanziario, perché il rating delle società sostenibili, ma che la sostenibilità la applicano e la professano all'interno dell'azienda e la misurano, sono premiate dal sistema bancario con condizioni di maggior favore e con un'attenzione particolare rispetto ad aziende, diciamo, meno sostenibili. Si tratta di qualcosa applicabile a tutti i tipi di impresa, oppure esistono delle realtà che sono maggiormente predisposte per essere indirizzate verso questo percorso? Ogni tipo di impresa può fare questo tipo di scelta, perché è un aspetto culturale, è un modo nuovo di fare impresa dal piccolo al medio alla grande azienda. Le grandi aziende già applicano questo concetto un po' per imposizione di legge, le medie e le piccole stanno rincorrendo, perché spesso sono trascinate da queste grandi aziende che sulla filiera chiedono gli stessi parametri. Chiedono ai propri fornitori di essere sostenibili, chiedono ai propri fornitori che tipo di impatto hanno, e queste aziende non possono permettersi di non avere la risposta. Resolution Hub supporta le aziende nel promuovere nuovi modelli di business incentrati sulle tre dimensioni, quelle che potremmo definire le 3P, che tu ci spiegherai. Allora, Benedetta, quando parliamo di sostenibilità e quando parliamo di aziende sostenibili, in realtà parliamo di un processo molto semplice, non facile, però semplice, ok? Perché fare di un'azienda sostenibile significa in qualche modo in questo momento garantire la continuità dell'azienda, ok? Lo facciamo all'interno del territorio, perché abbiamo deciso comunque di supportare le PMI in questa transizione, e lo facciamo appunto, come tu hai anticipato, integrando quelli che sono degli obiettivi su tre aree, ok? L'area che sono anche le tre aree a cui è estremamente vincolato il concetto di sostenibilità: l'area profit, quindi il garantire la continuità economico-finanziaria dell'azienda; l'area people, quindi garantire il benessere della società e delle persone che costituiscono l'impresa a tutti gli effetti; e l'area planet, perché appunto se non garantiamo la capacità del pianeta e non proteggiamo la capacità del pianeta di continuare a generare le risorse, abbiamo finito di fare impresa, molto semplicemente. Quindi in realtà è un processo semplice che richiede però una forte motivazione, un forte perché da parte dell'imprenditore. Okay? Cerchiamo degli imprenditori che credano che questo sia il passaggio necessario. Abbiamo bisogno di persone che creino un cambio di cultura in questo preciso momento quando parliamo di sostenibilità. Un altro aspetto estremamente importante di cui abbiamo bisogno all'interno delle aziende per poter promuovere nuovi modelli di business riguarda proprio l'allineamento al linguaggio. Come ben sai, parlare di sostenibilità è dire tutto e dire assolutamente niente. Siamo legati a delle pratiche di greenwashing che in questo momento stanno inficiando tantissimo il concetto di sostenibilità. Quindi abbiamo bisogno, primissima cosa, di allinearci sul linguaggio. Quindi integriamo all'interno proprio delle strategie aziendali degli obiettivi, quindi ci diamo degli obiettivi sociali ed ambientali.
abbiamo un sacco di esempi di attività che si possono svolgere all'interno delle aziende per poter promuovere nuovi modelli applicativi. Dall'altra parte però per noi è sempre importante pensare di poter utilizzare le risorse a disposizione dell'azienda, ok? La sostenibilità deve essere in prima cosa, fai ciò che è possibile in base alle tue risorse, ok? Questo è il primissimo passaggio essenziale. E l'altro passaggio importantissimo è perché fai, perché ti dai quell'obiettivo, ok? Facciamo un esempio. Tendenzialmente in questo momento anche lavoriamo sulla riduzione di CO2, ok? Che ha assolutamente un senso in ottica di riduzione dell'impatto ambientale. Però troviamo il perché lo facciamo e perché ha un senso farlo all'interno di quell'azienda lì, con quelle caratteristiche lì. Perché sennò magari non è quella la tua strada. Possiamo guardare quali sono le alternative che abbiamo a disposizione per renderti realmente sostenibile rispetto alle risorse che hai a disposizione. È un po' come se, proprio semplicissimamente, mi dicessi perché lo fai, come vuoi farlo, e in qualche modo noi ti restituiamo cosa puoi fare per rendere la tua azienda realmente sostenibile e garantire appunto la continuità del tuo business. Rischio anche quello a volte di riempirsi un po' la bocca di buoni propositi, di buone pratiche, ma che poi tutto questo resti soltanto il cosiddetto greenwashing. È vero pure che dei numeri non si sfugge, quindi che cosa possono fare le imprese per valutare e misurare i loro obiettivi di sostenibilità? Guarda, la domanda è azzeccatissima e anche molto importante, perché parlare di ambiente e parlare di risultati sociali oggi è molto diffuso. È anche molto diffuso il greenwashing, però. Dove posso fare la differenza? Nella misurazione e nella valutazione di quello che faccio. Ci sono sistemi di misurazione internazionali, l'Europa sta scegliendo il GRI come elemento di base e noi abbiamo scelto di seguirlo proprio per rendere le aziende misurabili. Se io dico che faccio qualche cosa di green, devo dimostrare di averlo fatto, quindi devo trovare dei nuovi criteri di misurazione. Siamo abituati nelle aziende a misurare i risultati economici, conto economico, lo stato patrimoniale, attivo, passivo, costi, ricavi e così via. Oggi però abbiamo due grandi stakeholders aggiuntivi, uno è l'ambiente e l'altro sono le persone. Misurare l'ambiente, misurare le persone non è una passeggiata così come dirlo lo faccio, bisogna avere delle metodologie per poterlo fare e queste le abbiamo sviluppate in Resolution Hub. Quindi abbiamo introdotto dei nuovi KPI, ovvero dei nuovi oggetti da misurare. Alcuni sono misurazioni riferite all'intangibile, se io devo misurare la soddisfazione delle persone non posso andare con un termometro, glielo devo chiedere come stanno, devo avere dei questionari ad hoc, devo cercare di capire con quali criteri loro vorrebbero trovarsi meglio all'interno dell'azienda in cui lavorano. E quindi è un percorso di medio termine che è un rapporto continuo di domande e richieste delle persone per trovare le giuste soluzioni. Lo stesso vale per l'ambiente. Se dico che voglio ridurre l'impronta carbonica, dovrò misurare l'impronta carbonica. Esistono dei criteri tecnici per poterlo fare, li devo applicare e rendermi misurabile anche nei confronti dei terzi. È una richiesta sempre più pressante anche in tante filiere, sia dalla parte sociale, le persone, sia dalla parte ambientale, soprattutto per quello che riguarda la misurazione della CO2. Oggi è diventato un elemento quasi indispensabile e lo sarà sempre di più nei prossimi anni. La vostra è un'offerta a 360 gradi, ma il primo step della consulenza è una sorta di istantanea sullo stato di salute dell'azienda che a voi si rivolge. Una sorta di check-up, mettiamola così, che però voi chiamate? Re-up, perché il re sono le cose, up vuol dire alzati e cammina, e quindi tra virgolette noi vorremmo che le aziende riprendessero il loro cammino. Credo che fare consulenza oggi sia molto complesso. Le aziende sono entità sempre più complicate da andare ad analizzare. Ci sono i nuovi stakeholders, l'abbiamo detto anche prima, l'ambiente e le persone che sono sempre esistite, però oggi hanno una rilevanza e un'importanza completamente diversa da prima. C'è la parte economico-finanziaria, il mondo sta cambiando, cambiano le materie prime, abbiamo avuto la crisi energetica, la crisi relativa alla salute col Covid, sono cambiate tante cose. Poter analizzare un'azienda diventa essenziale per poter dire qualcosa di significativo. Fare il consulente oggi non vuol dire fare il tuttologo, sarebbe assolutamente impossibile, però prima di fare una consulenza strategica, perché la nostra in fondo è anche una consulenza strategica, vuol dire conoscere
il punto in cui l'azienda si trova, sotto tanti aspetti, quello commerciale, quello economico, quello finanziario, quello ambientale, il rapporto che ha con le persone, il rapporto che ha col territorio. Quindi abbiamo messo a punto un modello che chiamiamo appunto REAP, che è un check-up vero e proprio che ci individua la situazione dell'azienda. Da lì possiamo partire capendo quali sono i temi rilevanti, soprattutto i principali temi che dovranno essere affrontati nei prossimi anni, e andiamo a sviluppare insieme all'imprenditore e ai suoi collaboratori un progetto di crescita aziendale. Mettere in discussione il proprio modus operandi, anche per un'impresa più piccola, non deve essere semplice, e questo processo di cambiamento in un'ottica di sostenibilità potrebbe anche suscitare, se non spavento, sicuramente preoccupazione. È un percorso che, come dicevi tu, diventa non facile, ma più semplice se fatto insieme. Allora, una delle proposte all'interno della nostra service line è proprio il legata al supportare gli imprenditori e l'azienda nel passaggio, nel percorso di trasformazione in sostenibilità. Lo facciamo applicando un modello operativo molto, tra virgolette, rigido nei passaggi, proprio perché ci siamo resi conto che le aziende hanno bisogno di essere guidate e come proprio all'interno del percorso, però, come dicevi tu, in maniera molto definita, per limitare appunto questa paura al cambiamento, che è normale, che è insita in tutti gli esseri umani. Quindi operativamente, quando il percorso, la strategia che mettiamo in campo, che utilizziamo, prende il nome di Rebenefit, e operativamente che cosa facciamo? Quando entriamo all'interno delle aziende, in primis analizziamo il modello di business, ok? Perché in realtà noi siamo in una rete imprenditoriale estremamente virtuosa e ci sono già un sacco di aziende che fanno delle attività sostenibili e non lo sanno neanche. Quindi primissima cosa, andiamo ad analizzare il modello di business. Una volta visualizzato il modello di business e analizzato in ottica di sostenibilità, andiamo appunto a settare quelli che sono gli obiettivi economici, gli obiettivi sociali e gli obiettivi ambientali dell'azienda. Come lo facciamo? Lo facciamo coinvolgendo fin da subito quelle che sono le risorse chiave, ok? Ci piacerebbe lavorare con gli imprenditori, ci piace lavorare all'interno con responsabili della produzione, responsabili delle risorse umane. Li sediamo tutti intorno al tavolo, perché ognuno ha un pezzettino essenziale e un punto di vista essenziale, uno sguardo essenziale sull'azienda, ok? Li sediamo al tavolo e insieme settiamo quelli che sono gli obiettivi. Gli obiettivi medio-lungo termine, ecco, questo è un altro punto importante. Non pensiamo di fare sostenibilità svegliandoci domani mattina e avendo risolto tutti i problemi del mondo. No, chi si occupa di sostenibilità setta degli obiettivi sul medio-lungo termine, ok? Investe ora per raccogliere sicuramente domani, ok? In conclusione, questi dati, questi elaborati, hanno bisogno di un posto dove stare, ok? Quindi gli obiettivi che ci siamo dati, gli obiettivi che ci siamo prefissati e che cosa stiamo misurando hanno bisogno di un luogo fisico dove stare per essere consultati. La chiusura del processo si chiude appunto con la redazione dei bilanci, della dichiarazione non finanziaria, quindi dei bilanci non finanziari, che possono essere, quando parliamo di società benefit, relazioni di impatto. Per tutte le altre aziende che scelgono un percorso di sostenibilità senza entrare nella trasformazione come società benefit, redigono il bilancio sociale. Come adesso il tema dell'approvvigionamento, se non addirittura dell'autosufficienza energetica, è attualissimo, eppure appare come il nostro paese da questo punto di vista stia ancora un pochino indietro. Parliamo delle CER da un punto di vista normativo, con qualche nozione di che cosa si tratta e soprattutto di come questo modello è applicabile nel sistema Italia. La comunità energetica è un soggetto giuridico che può produrre energia elettrica da fonti rinnovabili. Quindi più soggetti insieme producono e consumano l'energia derivante da fonti rinnovabili.
e condividono. La novità è la condivisione, perché il legislatore premia la condivisione di energia elettrica, cioè vuol dire che io produco più energia elettrica di ciò che consumo e questa mia produzione esuberante viene condivisa e utilizzata da un altro contemporaneamente. E questo tipo di condivisione è premiata perché c'è un incentivo proprio del GSE che contribuisce con 110 euro a megawatt. Quindi è una novità importantissima, possono goderne sia industriali, artigiani, commercianti, ma anche la comunità stessa, quindi cittadini, privati, casalinghe, scuole e enti locali, il comune per esempio. Quindi la comunità ha un forte impatto sociale perché allarga i benefici non solo economici a una comunità e ha un impatto significativo sull'ambiente perché riduce l'impronta dell'anidride carbonica utilizzando fonti rinnovabili. Su questo fronte, quali sono le soluzioni offerte da Resolution Hub? RECER ha proprio un po' l'obiettivo questo, cioè studiare, fare uno studio di fattibilità verificando il coinvolgimento dei soggetti, perché anche in questo caso bisogna fare cultura, bisogna spiegare del perché la comunità energetica è vantaggiosa, coinvolgere i soggetti, fare una mappatura del perimetro della comunità energetica, perché ci sono dei criteri, diciamo, legati all'individuazione della cabina primaria, ecco, quindi aspetti tecnici da individuare. Noi ci facciamo coadiuvare da ingegneri e tecnici per quanto riguarda la parte prettamente tecnologica e RECER sviluppa sostanzialmente il piano di fattibilità, lo studio dello statuto del soggetto giuridico e accompagniamo nell'esecuzione di tutto il progetto fino all'avvio della comunità energetica. Anche voi dovete scontrarvi con quel nemico chiamato burocrazia. Purtroppo la burocrazia è un animale ingombrante in Italia, però Resolution Hub cerca di risolvere un pochino questi aspetti insieme e congiuntamente a altri professionisti. Stiamo andando verso una mobilità sostenibile. Perché si tratta di una sfida da vincere e soprattutto come è possibile capitalizzare questo trend di mobilità? Ma è più che una sfida, è una realtà oggi la mobilità sostenibile. Non possiamo più sottrarci da questo argomento. Sono circolate negli anni fake news di ogni tipo e di ogni genere e purtroppo continuano a circolare. Io già dal lontano 2010 ho iniziato a studiare i temi della mobilità sostenibile incuriosito da qualsiasi mezzo si muovesse su ruota, con motore o senza motore. Poi abbiamo sentito parlare negli anni di crisi climatica, cambiamento climatico, una confusione infinita tra inquinamento e cambiamento climatico. Credo che molte persone ancora oggi non abbiano capito che c'è una differenza sostanziale tra ciò che inquina e ciò che produce cambiamento climatico. E questi due elementi andranno prima o poi chiariti in maniera opportuna. Però su questa base cosa succede? Che il modo in cui noi siamo abituati a spostarci, treni, aerei, macchine, automobili, camion di qualsiasi tipo, genere, motorini, hanno sempre avuto un denominatore comune, l'utilizzo di carburanti fossili. Il tema è tutte le case automobilistiche già oggi hanno dichiarato una data di cessazione della produzione di motori termici. Quindi la mobilità sostenibile non è più un modo che forse ci sarà, è una certezza. Non si tratta più di se ci sarà la mobilità elettrica, ma da quando passeremo tutti alla mobilità elettrica. E soprattutto per le aziende questo è un tema di sostenibilità importante. Quando analizziamo la trasformazione elettrica del flotte, stiamo già ragionando di ridurre l'impatto ambientale dell'azienda, ma soprattutto di ridurne i costi, perché muoversi in elettrico comunque, soprattutto nelle consegne dell'ultimo miglio, oggi è già fattibile e ha costi estremamente ridotti rispetto all'utilizzo di un carburante fossile. Quindi si uniscono due concetti fondamentali. Uno, riduco i costi dell'azienda. Due, riduco l'impatto ambientale dell'azienda stessa, di tutto quello che circola su ruota.
È chiaro che ci vuole un'organizzazione, è chiaro che bisognerà creare dei sistemi di ricarica, però soprattutto bisogna iniziare a capire quali sono i mezzi che possiamo trasformare. Perché il grande dubbio di tanti imprenditori oggi è quali mezzi posso cambiare, da quando e con quali costi. E noi abbiamo inventato, si fa per dire inventato, cioè proposto un sistema che si chiama REMOB proprio per analizzare questo tipo di cambiamento. C'è una tecnologia che è possibile utilizzare, la stiamo utilizzando in partnership anche con altri grandi gruppi, proprio per identificare quali sono i primi mezzi che possono essere trasformati in mobilità elettrica. Questo sistema che abbiamo individuato si chiama REMOB, proprio perché fa riferimento a una nuova mobilità, la mobilità sostenibile. Per ottimizzare l'utilizzo della flotta, le aziende che operano in questo settore possono avvalersi della vostra consulenza, proprio per questo che voi sostenete e supportate l'Associazione Logistica Intermodale Sostenibile. Il nome stesso di ALIS contiene la parola sostenibile. Noi ci occupiamo di sostenibilità, non potevamo che convergere anche su questo tipo di tematiche. Quindi certamente siamo a disposizione di tutti gli associati ALIS per uno studio preliminare di come fare a trasformare le flotte in elettrico. Ci sarà chi arriva prima, i mezzi leggeri, chiamiamoli così, compresi i furgoni, ci sarà chi arriverà dopo, che sono indubbiamente i camion, i mezzi più pesanti. Però già da oggi si può muoversi in questa direzione, è necessario farlo, anche perché la legislazione sta cambiando. Tante città stanno chiudendo i loro centri storici alla mobilità, chiamiamola così, anche io la definisco ancora carbonella, quella che utilizza i combustibili fossili, quindi bisogna muoversi in questa direzione facendo un'analisi appropriata di quali sono costi e benefici di questa trasformazione. È inutile lanciarsi in un qualche cosa senza se e senza ma, non meglio di individuato. Si può fare uno studio specifico, questo studio si chiama REMOB e può essere tranquillamente portato avanti. Quando abbiamo incontrato ALIS abbiamo iniziato a ragionare di questi temi di sostenibilità per le aziende e abbiamo capito che soprattutto nel mondo della logistica e dei trasporti questo avrà un impatto veramente molto molto importante. Quindi il tema è le aziende dei trasporti, le aziende della logistica devono affrontare sin da subito questo tipo di tematiche, anche per rimanere all'interno delle filiere con cui lavorano. Oggi i grandi gruppi che trasportano e fanno trasportare ovviamente le loro merci avranno sempre più l'obbligo, anche legislativo, di ridurre l'impronta carbonica. Quindi chi a maggior ragione trasporta i beni, i prodotti, i servizi che devono essere trasportati dalle grandi aziende ha la necessità di uniformarsi a questo tipo di bisogno, cioè misurare il proprio impatto ambientale, misurare la propria riduzione di impronta carbonica e trovare il modo per farlo. La mobilità elettrica è uno, se non il principale sistema per poterlo fare.